Al di là dei mutamenti della classifica e di un'organizzazione senza senso del calcio di Lega Pro, il Teramo un messaggio chiaro e deciso lo ha mandato in maniera definitiva. State attenti perché per la Serie B ci sono anch'io. Il Diavolo, dopo aver tenuto botta e anche bene negli scontri diretti, raccoglie il pieno prima con il Grosseto e ora con il Forlì. Partite come queste che solo le grandi squadre, quelle che non mollano mai, riescono a vincere in serie. Contro i romagnoli, i biancorossi di Vivarini danno una dimostrazione di forza tecnica e mentale impressionante. Prendono subito in mano la partita e menano la danza. Meno di un quarto d'ora e Scipioni su angolo di Di Paolo Antonio manca di poco l'appuntamento con il gol. Al 16° è Di Paolo Antonio in prima persona a provarci, ma la mira non è precisa. Il Forlì prova a rispondere subito dopo con Catacchini, ma è poca roba. Il Teramo capisce che deve stringere i tempi e in pochi minuti passa. Prima è Cenciarelli dal limite al volo a cercare lo spiraglio giusto senza trovarlo. Poi però, al 26° entra in scena la premiata ditta Donnarumma La Padula, che mette in mostra il pezzo pregiato della produzione. Scambio nello stretto, fuorigioco evitato e gran giocata di La Padula che fa fuori difensori e portiere con un preciso e forte diagonale. Sarà un refrain questo che andrà avanti fino alla fine. Il Forlì prova a rispondere prima della mezz'ora con Melandri, ma Tonti è pronto. Al 41° Vanigli inserisce Rosafio al posto di Fantoni. Il nuovo entrato si mette subito in mostra costringendo Tonti alla deviazione in angolo. L'avvio di ripresa sembrerebbe premiare gli ospiti, con Melandri che, servito in area da ottima posizione, conclude fuori. La risposta teramana arriva via La Padula che su punizione manda la palla di poco al lato. Nel Forlì entra una vecchia conoscenza del Teramo, Emilio Benito Docente, che al 18° sfiora subito il gol di testa e due minuti dopo costringe Tonti alla deviazione in angolo. Il Teramo capisce che non può scherzare e prova a chiudere la partita. È il 24° quando la difesa romagnola sbaglia ancora e i due lì davanti con la maglia biancorossa puniscono puntualmente. Questa volta è La Padula a pescare Donnarumma, controllo di petto e pallonetto micidiale su Scotti in uscita. Conto chiuso? No, perché il Teramo si rilassa, allenta un po' la marcatura e un minuto dopo il raddoppio Docente pesca Rosafio che dal limite ha tutto il tempo per controllare e indirizzare la palla nell'angolo dove Tonti non può arrivare. Partita riaperta, nemmeno per sogno, basta pochissimo al Teramo per rimettere in moto i due lì davanti e questa volta il gol di Donnarumma è di una qualità impressionante. Si beve due avversari in area e batte Scotti con un preciso diagonale, roba da applausi. Il Forlì alza bandiera bianca, ma sullo tenta la via della rete senza successo. Poi è la volta di Di Paolo Antonio a tenere in apprensione Scotti. E alla fine La Padula ha anche lui l'occasione per la doppietta personale, ma calcia alto dopo essersi liberato bene. Poco importa, il Teramo vola e le altre devono rispondere ogni volta. Ma attenzione, sabato prossimo partita delicata al Del Conero di Ancona. Un vero e proprio esame di laurea. Vivarini, dica la verità. Non c'è stata mai partita. Beh, l'abbiamo preparata bene perché avevamo visto le ultime tre partite del Forlì che sono stati molto aggressivi, quindi noi l'abbiamo messo sullo stesso piano. Abbiamo dato tanta intensità in mezzo al campo proprio per cercare di non farli ragionare. I ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare, quindi siamo molto contenti, insomma. Forse nel primo tempo potevate cercare di più e meglio la via del gol. Sì, ma loro erano molto tonici, molto aggressivi e molto compatti nella zona centrale del campo e noi lo sapevamo, dovevamo aggirarlo, sulla sinistra l'abbiamo fatto bene, sulla destra un po' meno. E è chiaro che sono partite che ci vuole sempre il giocatore bravo che risolve e oggi ce l'avevamo perché oggi i due attaccanti nostri hanno fatto una gran partita. Però anche la partita di oggi ha dimostrato che è un campionato molto difficile che dobbiamo affrontare con grande umiltà come oggi e con grande applicazione. Poi dica la verità, è facile fare l'allenatore quando davanti si hanno la Padula e Donnarumma? Sì, sicuramente, i giocatori fanno una differenza, non è l'allenatore che scende in campo, la società, sono i giocatori, noi da parte nostra cerchiamo sempre di metterli nelle migliori condizioni, cercando di pianificare e razionalizzare le cose da fare in campo, però poi ci vuole sempre la testa loro, la gamba loro che riescono a risolvere le partite.
Questa notte come dorme da prima in classifica? No, io non guardo niente, io già sto proiettato alla partita di sabato prossimo, dove ci aspetta una trasferta difficile. Noi dobbiamo essere concentrati partita per partita, ma poi noi dobbiamo essere tranquilli. Poi mi fa piacere dell'entusiasmo che c'è intorno alla squadra.